Il treno per Iguana arriverà al binario 1 con 5 minuti di ritardo. Ci scusiamo per l'inconveniente. Gino deve andare a Iguana e va al binario 1 a aspettare. Poco dopo arriva anche Maria. Anche lei deve andare a Iguana e si ferma al binario 1. Quando la vede, Gino subito pensa: "Che bella! Le voglio parlare subito!" E senza aspettare dice: "Scusa, sì, dici a me? Sono molto giovani, allora si danno del tu, dicono scusa e non si danno del lei, quindi non dicono scusi perché sono molto giovani e quindi sono ragazzi così. Scusa? Sì. Sai se il treno per Iguana è in ritardo? Gino cerca una scusa per parlare con lei, perché non sa cosa dire. Sì, arriverà tra 5 minuti. Anche tu vai a Iguana? Sì, anch'io vado a Iguana. Sai, io devo andare al mercato. Io invece devo andare a trovare la mia famiglia. Sto aspettando mio fratello, arriverà fra poco. Ah, comunque, piacere, io mi chiamo Gino. Piacere, Maria. In tempi normali si sarebbero dati la mano. O la proboscide, perché loro sono elefanti, così. Però c'è il coronavirus e allora fanno solo piacere. Piacere. Maria, ma quindi tu vai spesso a Iguana? Sì, ci vado tutte le settimane. Ah, io vado sempre al mercato a Iguana. Che strano che non ci siamo mai visti. Davvero? Ma forse la tua faccia non mi è nuova. Che vuol dire ti ho già visto qualche volta, mi sembra di conoscerti. Forse tu vai all'università a psicologia? Sì, vado a psicologia. Allora forse ci siamo visti lì qualche volta. Forse sì. Senti, ti va se una volta a psicologia prendiamo un caffè? È un po' incerta, dice, mi devo fidare? Mi devo fidare? Sì, no, non lo so, ma pensa a queste cose. Poi si fa coraggio e dice, va bene, dai. Ah, ecco mio fratello. Ciao fratellino caro! Ciao Maria! La mia adorata sorellina! Mi aspettavi? Ah, sì! Ti presento? Scusa, come ti chiami? Non mi ricordo. Gino. Ti presento Gino. Piacere, io sono Massimo. C'era Gino, aveva un po' paura del fratello perché era molto grosso Massimo, però era anche gentile. Allora Gino, come stai? Gino aveva qualche nocciolina. Allora, per essere gentile, dice: Maria, Massimo, volete una nocciolina?
Maria dice: no, grazie, adesso non mi va. E Massimo dice: sì, mi piacciono tanto le noccioline. Fa: tieni. E si mangia tutte le noccioline. Il treno per Iguana è in arrivo al binario 1. Ma questo treno è pienissimo! Come faremo? Forse dovremo aspettare il prossimo. Vabbè, aspettiamo il prossimo. Scusa Dino, hai forse un'altra nocciolina? Dino non poteva aspettare il prossimo treno perché dopo devo andare al lavoro. Maria? Sì? Massimo? Sì? Mi dispiace, ma io devo andare. E fa: allora ci vediamo a psicologia qualche volta. Va bene. Sì, con le noccioline. Va bene. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao, a presto. Thank you.